Unificare la clinica e la divisione ostetrica di Padova, questo secondo i piani del direttore generale Flor, un piano che però non convince. La denuncia infatti arriva dai sindacati di categoria. L'unificazione, dicono, è un processo necessario, ma in questo caso riguarda solo le sale parto e non i due reparti, che invece restano divisi con enormi disagi per le mamme e i neonati. Ragionare su un superamento di due strutture molto vicine, analoghe, ma di un punto nascita unico, ha un senso, ha un significato. Quello che però noi chiediamo è che si apra una vera discussione, un gruppo tecnico di lavoro che magari veda anche il sindacato coinvolto, insomma, per trovare le soluzioni migliori. La soluzione proposta dal dottor Flor a noi sembra che unifichi virtualmente, in realtà tiene da una parte le mamme separate in una struttura per il parto e poi la degenza e il nido nell'altra struttura. Ad oggi sono circa 1500 le donne che partoriscono alla clinica ostetrica e subito dopo il parto devono essere trasferite in divisione per la degenza, passando attraverso corridoi, ascensori e sotterranei. Con questo progetto di unificazione il numero aumenterebbe, inglobando tutti i parti che avvengono oggi in divisione, reparto che nel 1974 era stato costruito proprio per far fronte al boom di nascite. Abbiamo la necessità come lavoratori che in tempi brevi sia chiarito quali sono gli obiettivi dell'azienda, che tutte le procedure vengano condivise, chiediamo che vengano condivise con le organizzazioni sindacali. Bisogna trovare una soluzione che riguardi anche la situazione inadeguata di pediatria, in attesa che si conosca il destino del nuovo ospedale di Padova, che secondo i piani di regione e del comune dovrebbe partire con il cantiere nel 2019. Il nuovo ospedale, se ci sarà, vedremo dove sarà, come sarà. Va trovata assolutamente una soluzione. Un polo materno-infantile sarebbe l'ideale, perché racchiuderebbe quindi non solo i punti nascita, ma anche tutta la struttura, tutte le problematiche legate alla pediatria. Parliamone, è una soluzione percorribile, certo non questa, insomma non l'attuale proposta.